Propongo questa sera nella chiesa di San Giovanni in Zoccoli il mio spettacolo intitolato La Rosa la Sposa, dedicato alla vita di Santa Rosa da Viterbo. Quest'anno festeggio, diciamo così, le mie nozze d'argento con Santa Rosa perché 25 anni fa ho cominciato ad occuparmi della sua storia, della sua figura, con un'attività giornalistica e poi 5 anni fa ho deciso di fare un disco. Non esisteva un disco a Viterbo che parlasse della sua vita, che raccontasse in musica, quindi in un modo gradevole, più popolare, diciamo così, come un moderno cantastorie, la storia di Santa Rosa, i momenti più importanti della sua vita. Il disco poi è diventato uno spettacolo che è fatto di musica e fatto di parti recitate. Noi recitiamo dai fatti della vita di Santa Rosa, tratti dalla vita prima e dalla vita seconda, quindi dalle cronache proprio dei primi cronisti che raccontarono di lei, e poi questi brani recitati sono, diciamo così, intercalati dalle canzoni. È una cosa un po' particolare, sono ormai diversi anni che replico questo spettacolo e è diventato per me una specie di appuntamento fisso, direi anche quasi un dovere. È una cosa un po' che mi perseguita, cioè un dovere fare. Parlare di Santa Rosa quando si tratta, del momento in cui arrivano le feste patronali, perché noi trasportiamo la macchina, io no, ma insomma i viterbesi, parliamo sempre di Santa Rosa, però rischiamo di essere un pochino, all'oscuro di quella che fu la sua vita, la sua figura, di quello che lei significò per questa città. Allora, attraverso queste canzoni, attraverso questo spettacolo, cerco di renderla attuale, comunque di farla, conoscere e di fare memoria di quello che Santa Rosa è stato per i viterbesi e per tutti noi. Ecco, tutto qui. E mi auguro che questo spettacolo prima o poi divenga una cosa ancora più grande, divenga un musical, anche con coreografie, con balletti, con scene in costume, perché il progetto potrebbe diventare molto più grande e forse magari il prossimo anno, che è il 750° anniversario della traslazione della Santa, è un sogno che potrebbe diventare realtà.